Grazie, buongiorno e benvenuti al nostro Digital Lab, un appuntamento che vedete in edizione speciale, speciale sia nell'argomento perché ci occupiamo su questo focus emergenza, emergenza Covid che stiamo vivendo e in versione speciale perché siamo online. L'ultimo Digital Lab lo abbiamo vissuto in presenza al Binario F lo scorso 29 gennaio. Un laboratorio per addetti ai lavori e non solo che si interroga sul mestiere del comunicatore, sul comunicatore social, su questo brand journalism, su come si fa il racconto di una pubblica amministrazione che in qualche modo non più solo azienda si fa, non più solo le aziende, si fa brand che deve comunicare se stesso ai cittadini. E oggi lo facciamo con una serie di ospiti che sono Roberto Zarriello, giornalista e coordinatore di questo Digital Lab insieme all'associazione Pia Sociale, insieme all'Università Pegaso di cui ospitiamo il direttore generale Elio Pariota. E insieme ad una serie di colleghi, portavoce del Ministro per la Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone, alla direttore della comunicazione del Ministro della MID, Ministero dell'Innovazione e Digitalizzazione, Daniele Chieffi, insieme a Gabriele Paramara, li salutiamo tutti, Social Media Manager del Ministero dello Sviluppo Economico, e Alessandra Migliozzi, capo ufficio stampa del Ministero dell'Istruzione. Buongiorno a tutti. Io comincerei subito dando la parola a Roberto Zarriello per introdurci in questi temi che oggi tratteremo all'interno. Grazie Claudia, buongiorno a tutti, grazie per aver scelto di partecipare numerosi a questa edizione speciale del Digital Lab, un percorso targato Pia Social e Università Telematica Pegaso, dedicato appunto all'approfondimento dei temi brand journalism, comunicazione pubblica e storytelling, ragionando praticamente di buone pratiche. Lo abbiamo fatto nel corso del primo evento che si è tenuto a Binario F, sede di Facebook a Roma. Continueremo a farlo online senza fermarci, assieme ai nostri partner. Ringrazio ovviamente il presidente Danilo Iergolino dell'Università Telematica Pegaso, ringrazio Francesco Di Costanzo, presidente di Pia Social, e ringrazio il Formez. Perché credo che la sinergia tra queste tre realtà importanti possa ovviamente essere importante per il proseguimento di questi eventi, di questo percorso di formazione a distanza. Ribadisco la linea del lab è quella di ragionare praticamente sull'evoluzione della comunicazione, sull'evoluzione del concetto di brand journalism. Abbiamo ipotizzato con il presidente, con Francesco Di Costanzo e con tutta la grande community di professionisti di Pia Social, abbiamo ipotizzato un percorso pratico sin dallo scorso dicembre che oggi appunto vive questo esperimento a distanza, che mi auguro e credo sarà un esperimento felice a cui daremo seguito perché poi lo diremo più avanti. Stiamo ipotizzando anche un secondo appuntamento verso la fine di maggio. Oggi, appunto, cercheremo di ragionare di emergenza coronavirus, di come la comunicazione pubblica sta rispondendo a questa emergenza. Il senso del lab parte appunto dal concetto di storytelling, di brand, della percezione della comunicazione, della presenza dei ministeri sulla scena comunicativa. Sappiamo che oggi, nell'era delle fake news, dell'informazione frammentata che ha bisogno di essere verificata, i ministeri sono diventati, le istituzioni pubbliche sono diventate dei veri e propri brand. Bisogna scegliere di esserci e saperci essere utilizzando quelle che sono le tecniche della comunicazione pubblica, dello storytelling, facilitando un rapporto con il pubblico di riferimento, perché poi ogni ministero, oggi qui rappresentato e raccontato, costituisce ovviamente una buona pratica su cui bisogna ragionare e interrogarsi sul presente e sul futuro per capire poi, attraverso l'analisi
di casi pratici e quindi, diciamo, lasciando, mettendo da parte la teoria e la filosofia, ragionando praticamente su quello che sta succedendo per trarne delle lezioni che dal punto di vista del giornalista e del comunicatore possono essere importanti anche in ottica futura. Io mi fermo qui con questa doverosa premessa, ringrazio tutti i relatori che Claudia ha già citato, ti ripasso la palla Claudia, visto che abbiamo 90 minuti e quindi oggi si sprecano i paragoni rispetto all'utilizzo del linguaggio calcistico, ti ripasso la palla e sono convinto che saprai cogliere l'assist. Grazie anche a te per essere con noi. Grazie Roberto. E allora io chiederei, visto che i nostri colleghi dei vari ministeri sono molto impegnati, ci hanno chiesto degli slot di tempo più ridotti, io partirei proprio con loro chiedendo al direttore di Unipegaso invece che ci può dare sull'università un punto di vista un po' più fermo, strutturato, di passare prima la parola a Spinnato Vega, a Palamara che hanno chiesto di poter, purtroppo possono restare meno tempo. Allora partirei subito con Spinnato Vega, portavoce del ministro Dadone. Spinnato, buongiorno. Allora, dici subito Buongiorno. quali sono gli elementi, la domanda che è cambiata da parte del cittadino e la risposta che hai trovato in quanto portavoce del ministro. Noi sappiamo che gestisci anche il profilo Twitter però della funzione pubblica. Ecco, cerchiamo di capire in pratica come fare per, come avete fatto per rispondere a questa situazione del tutto anomala. Prego. Ciao, allora, intanto buongiorno a tutti. Certo, la possibilità di muoversi su due canali paralleli, che sono quello della comunicazione più strettamente istituzionale e quello della comunicazione politica del ministro, mi hanno concesso la fortuna di vedere da due osservatori diversi e di praticare comunicazione da due osservatori diversi rispetto a questa emergenza. La comunicazione politica naturalmente ha una componente emotiva più forte, più alta. Se vogliamo utilizzare le categorie, le funzioni del linguaggio di Jacobson, diciamo che le funzioni fondamentali alla comunicazione in questa fase sono state quella referenziale, per cui tu racconti le cose che fai, dai le informazioni anche sulla produzione normativa, su quello che fanno le istituzioni. La comunicazione emotiva e la comunicazione in qualche modo conativa, cioè o prescrittiva o comunque di call to action, di stimolo ad agire, a comportarsi in maniera corretta nei confronti della cittadinanza. Chiaramente la componente emotiva, dal punto di vista della comunicazione del ministro, ha avuto un suo peso accanto a quella di racconto delle cose che si fanno, diciamo così, referenziale. E la comunicazione da questo punto di vista, nelle due fasi in cui grosso modo l'epidemia, la pandemia, che poi è diventata pandemia, si può dividere, è cambiata. Io immagino che poi faremo anche un focus su quelle che sono state le parole di questa epidemia dal punto di vista della comunicazione. È cambiato dal punto di vista della comunicazione politica, per quanto l'aspetto emotivo sia più forte, perché all'inizio è chiaro che sembrava che il virus fosse lontano, che noi fossimo immuni, appunto, che non ci dovesse toccare direttamente. Quindi c'era una situazione di allarme, comunque di attenzione, anche di eccitazione emotiva, soprattutto nella sfera comunicativa, anche in quella dei social media, quindi nella infosfera, diciamo, in quanto tale. Mentre la gente per strada e anche le istituzioni tendevano a calmare, a smussare, a tenere basso il sentiment di allarme. Quindi noi, per esempio, inizialmente evitavamo parole come allarme, come emergenza, evitavamo le metafore, per esempio, belliche, le metafore belliche che poi a un certo punto hanno preso piede invece tantissimo, che se ne discute su quanto siano opportune o meno, i medici in prima linea, chi lavora in trincea. Insomma, vinceremo la guerra, vinceremo la battaglia, insomma, questa serie, questo armamentario metaforico che comunque ha una sua efficacia.
Ovviamente la comunicazione del ministro dal punto di vista emotivo, come è giusto che facciano un po' tutte le autorità politiche, anche amministrative, ha spinto molto sulla chiave della costruzione della comunità, del ritrovare il senso della comunità, dell'azione individuale che deve essere responsabile perché è fondamentale, quindi azione individuale che si innesta su quella collettiva rispetto a una sfida da vincere tutti assieme e che ci compatta. La comunicazione istituzionale è chiaramente diversa. I cittadini hanno bisogno in queste fasi di riconoscersi nei brand istituzionali. Paradossalmente, in una fase in cui lo spazio pubblico delle persone, per le persone, quindi lo spazio politico in quanto pubblico, noi siamo animali sociali, l'uomo è zoon politikon, diceva Aristotele. Gli spazi pubblici si restringono perché è vero, abbiamo la rete, abbiamo i social, abbiamo questi bellissimi strumenti, però è chiaro che non c'è la chiacchiera al bar, non c'è la piazza, non c'è la sera assieme a cena al ristorante, non c'è il convegno, non ci sono le occasioni di incontro. In questo restringersi dello spazio politico in quanto pubblico si è allargato lo spazio istituzionale della comunicazione istituzionale. Le istituzioni, il governo, ma in generale le istituzioni regolano, hanno una fase di produzione regolatoria molto ampia, si fanno tante leggi, noi abbiamo visto in questa emergenza qualcosa come, leggevo l'altro giorno, 236 decreti, tra decreti, ordinanze, circolari, oltre 1.000 parole, noi come funzione pubblica ci abbiamo messo il nostro. Perché il tema dello smart working, per esempio, che è un tema assolutamente centrale nella nostra comunicazione, in questo caso sia politica che istituzionale, per quanto con un taglio diverso, ha trovato un interesse enorme. Un interesse enorme, la funzione pubblica ovviamente si occupa di questo tema in relazione al lavoro pubblico, ma a me hanno cominciato ad arrivare suggerimenti, richieste di attenzione, richieste di informazioni. Anche dal settore privato, come se a un certo punto il ministro Dadone fosse il ministro dello smart working in generale. Quindi devo dire che è stata una narrazione che per noi, che noi stavamo già provando a impostare e a costruire prima, ma che con l'arrivo dell'emergenza ha avuto un boost, una spinta fortissima, ovviamente, e che si innesta sulla nostra narrazione chiave, che è quella diciamo, della rivoluzione copernicana rispetto alla visione del dipendente pubblico, non più il furbetto del cartellino che quando può bara, imbroglia e arriva in ufficio, se può evitare di timbrare, non timbra, oppure se timbra poi si siede e non fa nulla, ma il dipendente pubblico come motore di un settore, di una macchina dello Stato che deve dare servizi, che deve creare valore, che va responsabilizzato. Per il quale quello che conta non deve essere tanto, non solo almeno l'orario di timbratura in entrata e in uscita, ma poi capire quello che fa in ufficio, cosa produce, e quindi a maggior ragione con lo smart working i concetti di responsabilità individuale, fiducia, risultato, raggiungimento dell'obiettivo sono diventati centrali, quindi in questo senso le due narrazioni si sono perfettamente innestate l'una nell'altra. E in questo abbiamo avuto chiaramente, magari vedremo dopo, una crescita di traffico sui nostri canali legata da una parte alle amministrazioni che chiaramente chiedevano consigli e indicazioni che noi abbiamo provato a dare. Devo dire che da questo punto di vista per le amministrazioni le circolari vanno meglio delle FAQ. Tutti hanno fatto FAQ in questa fase, no? Da Palazzo Chigi in giù, i ministeri hanno prodotto giustamente perché la gente ha bisogno anche di orientarsi sia nei comportamenti di vita quotidiana sia poi nei comportamenti nella vita professionale. Deve orientarsi rispetto a questa fase di tante prescrizioni in cui c'è veramente una foresta di prescrizioni, quindi bisogna muoversi in questa foresta. Noi abbiamo provato a fare il nostro innestandoci su questa narrazione, è uno spazio, una sezione come per esempio quella dedicata allo smart working in epoca Covid è andata su internet come traffico molto bene. Però insomma, adesso io non voglio rubare troppo tempo, magari ci sarà la possibilità di fare altre riflessioni e magari anche di vedere le slide, io ho qualche slide da far vedere sui numeri e poi anche magari sicuramente ne parleremo anche del discorso delle fake news, scusami, delle fake news e
delle trappole che si trovano in rete, nelle quali non bisogna assolutamente cadere. Per sentirti ancora meglio. Quindi noi abbiamo preparato una slide in cui sintetizziamo le parole di questa emergenza. Tu sottolinei le parole allarme, emergenza, trincea, aggiungerei anche eroi, quelle che abbiamo visto rivolgere a medici e infermieri, diciamo un linguaggio molto guerresco che però è partito un po' in ritardo. Non dimentichiamoci che all'inizio dell'emergenza Covid, noi parlavamo di influenza cinese, l'influenza dà l'idea di una cosa che accade tutte le stagioni, quindi tutto sommato gestibile, cinese, per di più lontana, e quindi non avevamo bene il polso della situazione. Per quanto riguarda invece la creazione di un senso di comunità, diciamo che la Dadone ci è riuscita grazie a questa campagna social fatta insieme alla Catalfo, perché non solo in qualche modo ci siamo ritrovati tutti da casa, ma con una serie di misure che favorivano lo stare a casa, tradotto in un hashtag, anzi due hashtag, Pia Social e Io Lavoro a Casa, Io Lavoro Smart, scusate, che per dei comunicatori sono state delle belle trovate. Hanno creato un grosso movimento, tutte le mattine i ministeri aggiornano i loro momenti Twitter con le foto più disparate che arrivano dalle pubbliche amministrazioni e creano in qualche modo un senso di comunità. Perché in questo momento, e passerei la parola a Palamara, i cittadini hanno bisogno di affidarsi. Ecco in qualche modo come leggerei anche questo aumentato traffico sui social da parte dei cittadini, che poi tu Ulisse ci dirai con i numeri del Ministero. Palamara, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, Ecco, buongiorno. dici dal tuo punto di vista, Mise, parliamo di sviluppo economico, una serie di misure che riguardano le imprese, abbiamo visto in questi giorni una misura poderosa per aiutare la struttura economica del nostro paese. Ecco, dal tuo punto di vista, come è cambiata la richiesta delle pubbliche amministrazioni e quali sono state le vostre risposte? Allora, vabbè, le nostre risposte sono un po' state in linea con quella che è stata la comunicazione fino al giorno prima del Covid. E sostanzialmente mi riallineo a quello che ha già detto Ulisse, a portare avanti il senso della comunità, della narrazione, per poter guidare i cittadini in quella che è una forte condivisione di informazione, anche una fortissima esigenza in un periodo in cui comunque non c'era chiarezza, c'era bisogno di avere comunque sia certezza di informazioni, in primis lato sanitario, lato istruzione, e per questo sono stati chiamati fortemente in causa il Ministero della Salute, il MIUR, il Ministero della Funzione Pubblica con lo smart working, ma poi è arrivata una seconda fase successiva legata quindi un po' alle esigenze delle imprese. Immaginiamo i codici Ateco, immaginiamo la chiusura, quali imprese rimanevano aperte, quali imprese rimanevano chuse. E poi una cosa che era strettamente correlata e che abbiamo cercato di attivare sfruttando tutti quanti i nostri canali è la certezza delle informazioni. In un'epoca di fake news, pensiamo alla bozza del decreto della chiusura del paese d'inizio marzo e le bozze fake che erano girate o errate che erano girate nel periodo antecedente. E quindi è anche importante riuscire a ricondurre i cittadini, i lavoratori, le imprese a una informazione che sia il più corretta possibile. Noi abbiamo cercato di fare questo sfruttando i nostri veicoli, che sono i social, le newsletter, i magazine e altri canali, per portarli poi al sito internet. Detto questo, non ci siamo chiusi solo alla nostra comunicazione come Mise o l'ecosistema del mondo Mise che va dal Mediocredito Centrale a Unioncamere, a Invitalia, a Enea e via dicendo, ma abbiamo cercato di ampliare favorendo anche una condivisione di informazioni di pubblica utilità e quindi favorendo il rilancio di informazioni provenienti dal MIUR, provenienti dal Ministero della Salute, dall'Istituto di Superiore di Sanità, dalla Protezione Civile, da Palazzo Chigi, perché l'obiettivo era favorire la più ampia conoscenza e condivisione possibile in un'ottica proprio di PA social, condivisione, certezza delle informazioni e in una sorta di coordinamento. Benissimo,
Grazie Palamara, ritorniamo poi perché vorrei capire dal vostro punto di vista qual è il canale social che ha creato più engagement, quello per cui siete stati maggiormente richiesti. Allora, a questo punto chiamerei il direttore di Unipegaso, Elio Pariota. Diciamo che il mondo delle università telematiche, chiamiamo in causa anche la scuola, in questo momento partiva con un vantaggio competitivo, quello di aver fatto sempre formazione attraverso l'online e dopo lo smart working, questa è un'altra sfida che il nostro paese si trova ad affrontare. Direttore, buongiorno, ci faccia capire rispetto alla formazione online e alla comunicazione che cosa avevate già fatto e come potete esserci d'esempio. Mettiamo sul tavolo la vostra esperienza in anticipo che avevate e cerchiamo di condividerla. Innanzitutto buongiorno a tutti, grazie agli organizzatori di questo importantissimo laboratorio, lo dico senza retorica, saluto in particolare l'amico Roberto Zarriello, col quale in passato abbiamo attuato una sperimentazione di una forma un po' ibrida di brand journalism che ha portato, devo dire, a compimento un progetto che ha visto innalzare molto la reputation dal punto di vista del brand. Ringrazio quindi tutti i partecipanti perché io credo che noi dobbiamo, se è possibile dire questo, trarre il buono da questa vicenda anomala, per certi aspetti angosciante, triste del Covid-19, che da un lato ci ha relegati tutti in casa, ci ha fatto praticamente assaporare la moria delle relazioni sociali, ma dall'altro ci ha dato probabilmente un senso organizzativo, anche se di tipo virtuale, che insospettato, forse che nessuno di noi pensava di possedere. E non c'è dubbio che questo virus ha accelerato l'adozione di tantissime pratiche digitali di uso quotidiano. Il nostro paese, ripeto, pur nella tristezza di questa situazione, ha avuto, sta avendo l'opportunità di colmare un poco da questo punto di vista il gap tecnologico con gli altri paesi che sono più avanti. E lei parlava prima dell'università, della scuola. Ecco, io vorrei aprire proprio un focus su questo perché forse neppure ce ne siamo accorti, neppure ce ne siamo resi conto, ma prima ancora che l'università, la scuola ha dovuto reinventarsi dall'oggi al domani. Un'attività di insegnamento a distanza, essendo del tutto priva delle conoscenze di base da parte del suo corpo docente. Io credo che nell'ambito scolastico si stia facendo veramente uno sforzo sovrumano per tentare in maniera soddisfacente di portare a termine questo tormentato anno scolastico. Certo, si è trattato di una svolta epocale, impensabile fino a qualche mese fa, quando l'insegnamento a distanza, tra le altre cose, era visto un poco, no? Come un surrogato della presenza, direi quasi un fattore di serie B. Poi, come d'incanto, si è aperto uno squarcio e un virus. Io, in qualche altra occasione, ho avuto modo di dire che lo ritengo neanche micidiale come altri virus della storia pandemica di questo mondo, però che ha messo alle spalle al muro un intero pianeta. E tutta l'umanità si sta attrezzando in fretta per comunicare e portare avanti le attività. E in questo il digitale chiaramente ha avuto la sua forma di consacrazione. Sono sotto gli occhi di tutti il proliferare di acquisti online di ogni ordine e grado, di attività aziendali e professionali ormai svolte tutte nelle modalità di smart working e poi lo studio a distanza. Insomma, una rivoluzione, credo che fino a qualche settimana fa il nostro paese non era assolutamente preparato. Però, come in ogni emergenza, si tira fuori tutto il meglio delle proprie risorse. Ritengo che l'Italia lo stia facendo. Certo, noi, come diceva lei all'inizio, operatori del settore, operando nel digitale, abbiamo iscritto nel nostro codice genetico quella capacità di servire un pubblico potenzialmente globale. Quindi
di andare a casa dello studente in ogni angolo del pianeta e servirlo con una istruzione anche a domicilio. Ma il fatto che oggi, secondo me, possano farlo anche un po' tutti, no? Possono farlo un pubblico potenzialmente globale, lo possono fare altri competitor, lo possono fare privati o statali, qui non importa, io credo che sia un fatto positivo per l'intero paese. Ecco. Secondo me è venuto il momento che scuola e università in generale prima riconoscono e accettano il fatto che il digitale rappresenta uno sbocco ormai ritengo ineludibile per la formazione delle nuove generazioni e meglio sarà per tutti, perché dobbiamo andare a recuperare quel gap tecnologico con i paesi dal punto di vista tecnologico più avanzati di noi, di cui si faceva accenno all'inizio. E con la consapevolezza che indietro non si torna, cioè questo è un processo in avanti che ci deve far capire che quando metteremo il naso fuori dalle nostre case sarà difficile che tutto ritorni come prima. Avremo acquisito un bagaglio di competenze trasversali ancora più poderoso e ci sarà da questo punto di vista soltanto del beneficiarne. Vorrei fare un'ultima riflessione sul fatto di come oggi la comunicazione si sta orientando in questo senso. Io ho avuto modo, penso l'avrete fatto anche voi, di leggere un interessante articolo di Riccardo Luna, dalle colonne di uno dei maggiori quotidiani del nostro paese, in cui si parlava, Riccardo Luna riscopriva proprio il valore del grande giornalismo, lo chiama lui. Perché tutti questi giornalisti che sono chiamati alla loro prova più importante, cioè lavorano dalle trincee degli ospedali, sono in grado di spiegare anche il linguaggio delle epidemie, degli epidemiologi, no? Ecco, questo è un giornalismo che probabilmente, a mio parere, sta riscoprendo una nuova era. E come dice Luna, cerca di dare un senso ai fatti quando anche i fatti apparentemente un senso non ce l'hanno. E la cosa positiva è che l'opinione pubblica l'ha capito, l'ha apprezzato e quindi un plauso a questa rinascita di una nuova forma di giornalismo che secondo me non è meno importante delle precedenti. Ettore, grazie. Nel frattempo io mi sono permessa di copiare in chat l'articolo che lei citava, credo che sia questo dal titolo Con il coronavirus è iniziato il futuro del giornalismo, l'ho messo qui a disposizione di tutti. Nel frattempo, dal suo intervento, io aggiungerei nella slide delle parole dell'emergenza la parola distanza, la distanza sociale, una distanza che il digitale, come diceva lei, deve colmare. Lei fa formazione a distanza. In questo momento la distanza è fondamentale, ma i cittadini, e questo lo chiedo a Chieffi, i cittadini con lo stare sempre connessi, hanno cambiato anche una richiesta nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ci chiedono qualcosa, si affidano. Chieffi, buongiorno, hai scritto anche un libro sulla web reputation. Ecco, qual è lo sforzo di racconto che le pubbliche amministrazioni stanno facendo per in qualche modo non proteggere, ma chiedere la collaborazione e quindi la partecipazione dei cittadini? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Innanzitutto scusate per la location e per l'abbigliamento, ma siamo tutti quanti, come dire, rinchiusi in casa e quindi ci adeguiamo anche all'outfit casalingo. Allora, io vengo alla tua domanda, partendo da una considerazione che secondo me è abbastanza fondamentale. Quello che noi, spesso e volentieri tendiamo a non ricordarci in questo momento è come sia cambiato. Come stiano cambiando velocemente le cose e come tutto ciò che noi speravamo e credevamo fosse un processo che sarebbe durato anni, cioè quello di una profonda mutamento culturale nei confronti dell'utilizzo degli strumenti digitali, stia in realtà accadendo nell'arco di settimane. La reclusione forzata casalinga che tutti quanti stiamo subendo e che dobbiamo continuare ovviamente a rispettare con grande attenzione. Sta portando la tecnologia digitale, il digitale dentro tutte le famiglie, sia da un punto di vista di necessità, sia da un punto di vista di
di operatività. Cerco di spiegarmi. Per necessità tutti quanti utilizziamo il digitale per rimanere in qualche maniera connessi. Tutti quanti utilizziamo il digitale per mantenere quel minimo di dimensione sociale e di dimensione lavorativa e di dimensione di istruzione o di formazione che viceversa vivevamo in maniera analogica, usiamo questo termine. Dall'altra parte ci troviamo di fronte a sperimentare in maniera diretta quanto il digitale possa essere risolutivo per tutta una serie di problematiche. Allora, in questo senso, l'elemento che io modestamente ti suggerirei di inserire nella tua tag cloud è proprio quello di consapevolezza, cioè questa emergenza ha costruito, sta costruendo e sta innestando in tutti quanti noi, in tutte le persone, ma quindi non solamente quelle che col digitale avevano a che fare per motivi professionali o opt torto collo lo dovevano utilizzare nel loro lavoro, ma alla fine sin anche nella dimensione quotidiana, quindi anche nella dimensione della relazione sociale, sta innescando e innestando questa consapevolezza dell'esistenza e del valore della tecnologia digitale intesa come abilitatore di relazioni, abilitatore di funzionalità, abilitatore di effettiva possibilità di operatività. Perché sto dicendo tutto questo? Perché poi in realtà tutto questo ha una ricaduta enorme e avrà una ricaduta enorme sul dopo. Ed è il dopo, il momento in cui, secondo me, sarà necessario riuscire a costruire ancora di più di quanto già non stiamo facendo e quanto già la pubblica amministrazione non stia facendo, rincorrendo appunto questo cambiamento epocale che doveva essere di anni e invece è di settimane. La pubblica amministrazione, dicevo, debba rispondere a un'esigenza completamente nuova, cioè questo cambio di percezione non sarà più e non sarà solo limitato al momento esatto dell'emergenza e quindi nel momento in cui saremo fuori, ci auguriamo il prima possibile, tutto tornerà come prima, ma ciò che noi stiamo, tutti quanti noi stiamo sperimentando adesso in termini di consapevolezza, di cultura, di pratica, di conoscenza, di capacità di impadronirsi, per esempio terminologie e di vocaboli che prima erano appannaggio di un certo mondo più tecnico, più attento alla realtà digitale, tutto questo comporterà un cambio di aspettative dal punto di vista del cittadino, dell'utente, del cliente, delle persone in senso generale. Il cambio di aspettative sarà legato al fatto che a tutti gli effetti quello che noi stiamo vivendo non è reversibile, perché abbiamo, come dire, stiamo sperimentando in tempo reale qualcosa che ci accompagnerà in termini culturali e di consapevolezza da adesso in poi. Questo in che modo cambia? Diciamo il ruolo degli attori istituzionali, produttivi, qualsiasi diciamo categoria di attori che noi prendiamo in considerazione. Lo cambia perché avranno di fronte delle esigenze, delle aspettative, delle richieste molto diverse. Proprio per questa consapevolezza tutto ciò che prima era analogico sarà possibile anche in virtuale. Questo sarà una richiesta. Sarà una richiesta alla quale la pubblica amministrazione dovrà in qualche maniera rispondere, e necessariamente dovrà rispondere, ma in cui le aziende dovranno rispondere, cosa ancora più importante, in cui tutti quelli che in qualche maniera gestiscono, erogano prodotti, servizi, distribuzioni, logistica, tutto quello che vi viene in mente a livello di struttura economica e produttiva, dovrà necessariamente adeguarsi e rispondere. Quindi per tornare alla tua domanda iniziale, non è tanto ciò che stiamo facendo adesso, sia pure con estrema capacità ed effettività nei risultati, perché quello che siamo riusciti a fare in un mese e mezzo di emergenza è sicuramente più che degno di nota, è estremamente rilevante ed estremamente importante. Ciò che secondo me è da una parte una sfida, ma dall'altra una gigantesca opportunità da cogliere, è quello che accadrà dopo. Perché dopo ci troveremo in un mondo nel quale il digitale è
arrivato al centro del dibattito, continua a essere al centro del dibattito e continuerà a essere al centro del dibattito e della consapevolezza e della percezione di tutti i cittadini e di tutti gli utenti, definiamoli come vogliamo, e questo è sicuramente una grandissima sfida che noi dobbiamo assolutamente accettare. Una sfida che deve essere prima ancora culturale e poi da un punto di vista operativo e organizzativo. È vero, Chieffi, grazie. Abbiamo aggiunto la parola consapevolezza tra le parole dell'emergenza e cerchiamo perché questa consapevolezza ci regga nel dopo e ce la portiamo nel dopo di cogliere quello che adesso i cittadini ci chiedono. Noi stiamo sfruttando, tra virgolette, una richiesta di affidamento dei cittadini che in altri paesi è molto più forte. Noi finora abbiamo registrato un'aggressività molto forte invece dei cittadini verso le pubbliche amministrazioni, per cui spesso le fake news si diffondono perché i cittadini non guardano i siti istituzionali. E vi pregherei il nostro Giovanni, che è l'altro eroe che ci assiste in questo webinar insieme a Stefania Mulas, che ringrazio, di mettere in condivisione la slide che oggi ci hanno girato i colleghi dentro l'associazione Pia Social, che dimostra quanto poco i cittadini italiani si rivolgano ai siti istituzionali. Ecco, cogliendo la necessità che in questo momento i cittadini hanno di affidarsi alle pubbliche amministrazioni, oddio, si vede malissimo, comunque alla Danimarca, non so se c'è una possibilità di zoomare, Giovanni, la Danimarca è al primo posto con l'89% di cittadini che chiedono informazioni ai siti del governo e un 19% dell'Italia che vedete qui in fondo alla classifica. Ora, questo momento per noi comunicatori può essere importante per fare una comunicazione che crei un rapporto di fiducia, che responsabilizzi e chieda partecipazione al cittadino e che non soltanto lo assista con misure repressive, dogmatiche. Ecco, io chiederei a tutti, ripartirei da Zariello. Zariello, dal tuo punto di vista, come possiamo dare una informazione sfruttando questo momento? Hai una, idea, hai dei numeri su quali sono i canali social che in questo momento in generale hanno avuto un maggior incremento? Zariello. Allora, io credo che la slide che stai mostrando ci consenta di fare una riflessione approfondita e importante per il futuro. Non c'è dubbio che questi numeri parlino chiaro, non c'è dubbio che dalle emergenze, dalle difficoltà, dai problemi nascano le opportunità. Riprendo un po' la parola che ha utilizzato prima l'amico Daniele Chieffi, consapevolezza. Perché io credo che da questo bisogna ripartire, dalla consapevolezza del momento, dalla consapevolezza delle cose che non funzionano e dalla consapevolezza delle cose che possono funzionare meglio. Abbiamo inizialmente, anche oggi, ribadito la necessità dei ministeri, da parte dei ministeri, di ragionare su una comunicazione che in questo momento si avvicini ancora di più ai cittadini. I ministeri sono dei veri e propri brand, ovviamente pubblici, non commerciali, hanno una responsabilità sociale quando comunicano. E quindi in questo senso approfittare di questa opportunità che ci offre questo particolare, difficile momento storico, credo che sia fondamentale. Riguardo ai social, io ho letto proprio ieri dei dati che dimostrano come ci sia un sorpasso di Instagram su Facebook, e questo è un dato che bisogna considerare. Molti giornali, molte istituzioni, media stanno utilizzando molto meglio Instagram di Facebook nel rapporto con il pubblico di riferimento. Quindi questa continua ascesa di Instagram credo che sarà un punto da considerare nell'evoluzione delle dinamiche social, senza ovviamente tralasciare gli altri social, anche quelli di cui si parla di meno, come Twitter e come LinkedIn, che dal punto di vista di alcuni argomenti, di alcune cose che ci riguardano da vicino, come l'economia, lo smart working, l'approccio al digitale, costituiscono terreno fertile per diciamo, dei dibattiti approfonditi e un ragionamento che sia ovviamente giusto anche in ottica futura. I brand, i ministeri devono ragionare come dei veri e propri brand, lo ripeto,
Lo stanno facendo perché io credo che questa emergenza abbia velocizzato tutta una serie di azioni che i ministeri sono stati costretti a mettere in campo velocemente, e questo ovviamente in qualche modo deve far bene anche rispetto al rapporto di fiducia con l'ente pubblico, anche come fonte di informazioni. Le informazioni che escono dal ministero sono informazioni importanti, se non altro perché sono informazioni verificate, e Dio solo sa quanto ce ne sia bisogno oggi nel mare magnum dell'informazione. Le bussole sono ovviamente, per orientarci meglio, sono ovviamente tutte le istituzioni pubbliche e tutto ciò che riguarda la comunicazione pubblica. Io credo che un ragionamento su questo, così come oggi abbiamo deciso di fare, favorendolo, sia fondamentale per il presente e soprattutto per il futuro, perché anche in questo sono d'accordo con Daniele, è importante capire quello che succederà dopo, perché molte cose sono cambiate. Diceva il direttore Pariota prima: indietro non si torna. Giustamente, ben venga non rifare passi indietro rispetto ad alcune cose, e credo che questo guardare avanti in modo strutturato, in modo sinergico rispetto ad alcuni argomenti, possa essere importante. Probabilmente, ecco, è venuta fuori dall'emergenza anche diciamo, l'esigenza di ragionare riguardo ad alcuni temi sensibili, ad alcuni argomenti sensibili, di protocolli unici della comunicazione. Cioè, su alcuni argomenti probabilmente è giusto anche creare probabilmente un rapporto tra i vari ministeri, relazionarsi sullo stesso argomento e uscire con delle comunicazioni verificate e strutturate contemporaneamente, ognuno per la sua competenza. Credo che ci siano tanti ragionamenti che possiamo fare in questo senso. Bene, allora per aggiungere alcune parole intanto parlavi di Instagram, quindi io sottolineerei anche, che poi lo vedremo nelle slide di Alessandra Migliozzi, l'importanza delle foto, non solo nell'uso dei social, ma proprio nella gestione della crisi, che in qualche modo non dovrebbero soltanto ampliare un effetto fatico e quindi emozionale, ma raccontare anche uno sforzo, perché una cosa che è evidente in tutte le PA che abbiamo sentito, ma anche nei colleghi che ci scrivono in chat, in qualche modo sono stati potenziati anche i sistemi di messaggistica, di risposta personalizzata al cittadino. Questo ve lo racconto anche per esperienza personale, gestendo i canali social del forum, c'è una richiesta che è anche cambiata nei modi, ma del cittadino che richiede. Quindi, nel momento di emergenza si fa più importante il ruolo del comunicatore anche nella risposta one to one e nella crescita di alcuni canali nello specifico come Twitter, che vedremo però nel racconto della Migliozzi. Nel frattempo ripasserei la parola a Spinnato per vedere qual è il social che avete maggiormente utilizzato, quello che per voi è stato il canale di questa emergenza. Sì, allora io devo dire che ho trovato, arrivando in funzione pubblica a settembre, ho trovato solo il profilo Twitter. La funzione pubblica non è un ministero, un dipartimento, poi in realtà molto top, diciamo da questo punto di vista. Io vengo dalla precedente esperienza al MIT, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, come capo ufficio stampa, e quello è un ministero che ha tantissime materie e funzioni che hanno un impatto diretto sulla vita dei cittadini. Là in quel caso abbiamo riattivato il canale Instagram che era praticamente stato comatoso, abbiamo avviato il canale Telegram che non esisteva. Qui stiamo ragionando sull'apertura di un profilo Facebook, c'è un tema di regole di ingaggio, di social media policy da adottare, quindi insomma non è semplicissimo, e anche su Instagram. La funzione pubblica ovviamente diciamo, ha una funzione regolatoria ordinamentale, quindi ha sicuramente un impatto sui cittadini, ma non è così diretto come si possa immaginare. Ha un impatto ovviamente molto forte su tutte le amministrazioni pubbliche che poi invece a loro volta hanno rapporti diretti con i cittadini. Prima di far vedere i dati comunque del profilo Twitter, che chiaramente hanno risentito in positivo di un utilizzo sempre maggiore, quindi di un traffico sempre maggiore, e soprattutto i dati del sito istituzionale, e chiedo a Giovanni di preparare appunto le due slide. Vorrei dire
appunto che questa è una fase delicatissima. Ecco qua, qui vediamo intanto la slide sul sito istituzionale. È una fase delicatissima in cui le pubbliche amministrazioni devono essere affidabili, devono dare informazioni verificate. Siamo fonte primaria, l'essere fonte primaria corrisponde a una responsabilità anche deontologica enorme. Come comunicazione politica, ovviamente, abbiamo utilizzato i social del ministro cercando di solleticare e di sollecitare i diversi aspetti della fruizione, quindi quella emotiva, quella razionale, e come comunicazione politica anche lì c'è ovviamente c'è una fortissima responsabilità. Io per esempio, tornando alle parole, Claudia, noi abbiamo cercato assolutamente di evitare sempre parole come nell'emergenza infetto, infettare, virus asiatico cinese, perché seppur vero che è nato in Cina, però queste parole, queste locuzioni creano uno stigma sociale, generano uno stigma sociale che è assolutamente da evitare. Non ha, tra l'altro, a noi il contagio poi ci è arrivato dalla Germania, peraltro, se vogliamo poi andare nel dettaglio a vedere, a disquisire. Parole come untore, che comunque sento utilizzare in giro, insomma, richiamano precedenti anche letterari molto noti, molto famosi, e quindi abbiamo cercato assolutamente di evitarle. Sulla comunicazione istituzionale, noi per esempio, grazie anche a sezioni nuove come quella legate allo smart working in tempo di Covid, ecco, potete vedere soprattutto qui adesso in questa slide il dato dei primi 15 giorni di marzo, che è stata la fase più intensa in cui abbiamo lanciato queste rubriche, queste sezioni, in cui abbiamo lanciato le direttive, le circolari sul contenimento del contagio e quindi anche sul lavoro agile. Insomma, questo è un numero questo è un grafico abbastanza eloquente. C'è anche l'altra schermata, l'altra slide che riguarda Twitter, sulla quale abbiamo intensificato l'utilizzo. E insomma, come potete vedere, i numeri anche qui sono l'aumento di traffico e anche l'utilizzo in più, chiaramente, l'aumento di post e di tweet in questo caso che c'è stato, e di conseguenza un aumento di traffico. È assolutamente netto. Sicuramente in funzione pubblica bisogna fare di più. Da questo punto di vista si fa anche i conti con le risorse, che sono valorosissime, ma sono assolutamente limitate. Adesso sicuramente vedremo di implementare, perché come si diceva prima, è chiaro che le amministrazioni devono raggiungere i cittadini in maniera affidabile, chiara, precisa, se vogliamo, in maniera una comunicazione che sia scientifica, tra virgolette, ma allo stesso tempo non respingente. Quindi i social media sono naturalmente il canale privilegiato attraverso cui si accede anche al sito istituzionale. Insomma, sappiamo benissimo che è una minoranza il pubblico che va direttamente sul sito istituzionale perché vuole consultare una determinata, avere una determinata informazione. Si tratta chiaramente di stakeholder diretti, che hanno un interesse specifico, magari possibilmente su una determinata materia. E ripeto, è ancora più importante in questa fase in cui in qualche modo lo Stato si fa totalitario, non in senso negativo, non parliamo dell'Ungheria, ma perché ovviamente le prescrizioni occupano anche la vita privata delle persone. Quindi quando lo Stato entra nella vita privata per la tutela della salute delle persone, si fa tecnicamente, in qualche modo, anche se in versione light, totalitario. Quindi in questa fase chiaramente la comunicazione alle pubbliche amministrazioni è fondamentale. E il tema delle fake news, io su questo vorrei anche alleggerire, insomma, e far vedere due fake news che ci hanno riguardato in maniera diretta, una più sofisticata e costruita bene, questa qui di NoiPA, no, esatto Giovanni, questa qui. E questo ha circolato circa un mesetto fa, e diciamo che al netto di qualche errore, qualche ingenuità, tipo il DPR 28 marzo 2020, regolamento di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che chiaramente non esiste, e soprattutto nella parte finale, quando si parla di sospensione temporanea dei pagamenti, e chiaramente pagamenti è una dicitura un po' grossolana rispetto a quella dovuta di spettanze, stipendi, retribuzioni, poteva essere una fake news che poteva a suo tempo creare un certo allarme sociale. Insomma, ecco, c'è la data, 10 marzo,
Questa l'abbiamo dovuta chiaramente smentire subito. Una invece più recente e più divertente, a parte il format vintage del televideo, che sicuramente può fare ad alcuni anche un po' di tenerezza, come se dal punto di vista dell'autore della fake news il televideo avesse ancora una sua autorevolezza maggiore dei social media. Ora, bellissimo vedere questo titolo scritto così, un ministro presentato senza il nome di battesimo. Una conferenza stampa presso l'IPDA. Ora voglio dire, siamo il paese degli enti inutili, ma se qualcuno di voi conosce l'IPDA e sa cosa sia, sarebbe divertente sapere di cosa si tratta. Insomma, questa poi con una dichiarazione del ministro che lascia pensare che siccome i dipendenti pubblici stanno a casa e sono in smart working, allora non fanno nulla, quindi anche un'immagine stigmatizzante del dipendente pubblico che sta a casa, insomma. Questa è stata una fake news che ovviamente non abbiamo neanche dovuto invece in qualche modo smentire e stigmatizzare pubblicamente, perché insomma è talmente evidente che si trattava di un fake, eppure ha circolato tantissimo e ci ha fatto sorridere. Ora è chiaro che in questa epoca in cui le fake news possono essere molto pericolose perché si occupano anche, danno anche indicazioni su come curarsi, su come evitare o sconfiggere il virus. È chiaro che rispetto a questi temi delicatissimi, anche la nostra capacità di debunking, come si dice, di detection, di debunking, di svelamento della fake news deve essere molto attenta, molto raffinata e molto, molto vigile. Questo è un tema che ovviamente chiama in causa la riforma della legge 150, ma magari insomma questo che è un capitolo importante anche rispetto alla distinzione tra comunicazione pubblica, comunicazione politica e comunicazione istituzionale, che è un vecchio nodo, una vexata questio mai sciolta e mai risolta, rispetto a questo tema della distinzione tra questi due sottogeneri della comunicazione pubblica, insomma, magari mi riservo di dire qualcosa se c'è la possibilità in un terzo giro. Grazie Stinnato. Riprendendo la questione delle fake news, ricordiamo che il governo ha messo in piedi un'unità di monitoraggio per il contrasto della diffusione di fake news relative al Covid, quindi insomma parliamo di cose importanti, c'è cioè di mezzo la salute. Diciamo che il nostro lavoro è quello di sfruttare questo momento in cui il cittadino si rivolge ai siti pubblici e alle pubbliche amministrazioni per fare una buona comunicazione in qualche modo tampona le fake news. News le disarma, specie perché si va direttamente alla fonte e non su siti improbabili che spesso per ragioni diverse le diffondono. Un'ultima cosa, aggiornerei la slide delle parole. Quando parlavi di stigma sociale, io starei molto attenta da questo momento in poi alla parola contagio e contagiato. Perché i contagiati sono persone a tutti gli effetti che troveranno il modo, ecco, non dobbiamo isolarle, tanto più che questa crisi ci ridà, restituisce il senso dell'etimo di questa parola, che era proprio contangere, quindi toccare, e in questo momento proprio questo toccare è quello che ci viene impedito. Quindi contagio e contagioso sono termini su cui bisognerà usare una certa attenzione. Palamara, allora leggo intanto il messaggio del collega Capaldo che dal Ministero dei Trasporti rileva una crescita più del doppio delle richieste via Facebook, sia in privato sia nei commenti pubblici ai post. Quindi, questo è un trend che possiamo dare per scontato. Tutte le pubbliche amministrazioni hanno rilevato un aumento dell'interazione, delle visite, degli utenti unici. Ecco, Palamara, dici dal tuo punto di vista qual è il social che avete avuto maggiormente richiesto da parte dei cittadini e parlaci di una misura di comunicazione che avete trovato che ha funzionato particolarmente. Allora, vabbè, noi storicamente abbiamo i canali più performanti che sono più performanti per il Mise, sono sostanzialmente LinkedIn e Twitter. Vuoi perché il Mise è operativo con le imprese, con gli imprenditori e con i lavoratori, e vuoi perché riescono a essere più performanti, più penetranti per quanto riguarda quello che è l'interesse anche in agenda.
Sicuramente la differenza, noi abbiamo sempre studiato come MISE sia i dati social che i dati di accesso web ed è importante capire come il Covid, l'emergenza Covid, abbia sostanzialmente stravolto quella che era la nostra comunicazione tradizionale, ovvero se i dati prima del Covid, ovvero fino a gennaio, la maggior parte degli accessi via social erano provenienti da LinkedIn. Per il 70% dal nostro canale LinkedIn Madre. Successivamente, da febbraio in poi, la maggioranza degli accessi sono arrivati direttamente da Facebook. E questo è stato un po' una sorpresa, anche perché è un canale non naturale per il MISE e non di grande interesse anche per i cittadini. E su Twitter, se posso evidenziare la maggior crescita, è stata su Twitter e su LinkedIn, comunque, in termini di performance dei post. E io vi ho preparato una slide molto veloce per farvi capire come sono andati i trend sostanzialmente di visualizzazione di flussi per quanto riguarda i stessi periodi temporali, ovvero per quanto riguarda il periodo di marzo, nel canale Twitter del MISE. Eccezion fatta il 2019, che era un periodo in cui abbiamo lanciato un programma di portata nazionale e che era incentivi Govit, il 2020 ha avuto comunque tantissime visualizzazioni. Considerate che la media delle visualizzazioni del canale MISE Twitter si attesta fra i 300 e i 350 mila. E questo vuol dire che comunque, pur non pubblicando molti contenuti destinati alle imprese e agli imprenditori, siamo stati performanti anche solo nel rilancio, nella ricondivisione, nella narrazione di una serie di contenuti di pubblica utilità, comunque correlati al Covid, perché il Covid ci ha fatto crescere anche in termini di follower. Poi, per quanto riguarda, logicamente anche, qua c'è una panoramica generale, un'altra crescita è sempre stata collegata anche in termini di follower, anche su LinkedIn. Su LinkedIn comunque sì, abbiamo avuto visualizzazioni importanti, è un canale che va molto, anche se va molto il mobile, come va molto il mobile anche su Facebook, tendenzialmente molto, il 70% di accesso viene di Android e il 30% da applicazioni iOS. Quello che possiamo dire è che sicuramente è importante riuscire a capire che agganciare le imprese e gli imprenditori con una strategia reticolare, una strategia partecipativa di comunità, come si diceva prima, è importante anche per riuscire attraverso una cross-medialità a portare gli utenti poi in quello che dicevi tu prima, la certezza delle informazioni e quindi la sicurezza e l'attendibilità delle informazioni che deve garantire e fornire una pubblica amministrazione. E vi dicevo prima che in controtendenza Facebook è quello che ha avuto un maggior numero di partecipazione nell'ultimo mese, anche perché il trend di crescita è legato a una fascia della popolazione specifica che usa con più favore Facebook come canale madre. Tra le notizie principalmente viste sul canale Facebook, quella relativa quindi ai vari DCPM, piuttosto che misure del decreto Cura Italia, piuttosto che il lancio dei codici Ateco, quelli di selezione delle imprese chiuse o aperte. E Facebook, quindi vi dicevo, durante il lockdown ha una maggioranza di accessi proveniente dalla Lombardia, che storicamente però in tutti i social dimostra essere una regione molto digitale, molto attenta anche alla navigazione sui social network, seguita poi da Lazio, Campania e Toscana. Toscana, scusatevi. Idem viene confermati, gli stessi dati vengono confermati sostanzialmente tanto per LinkedIn, tanto per Twitter, dove ci sono le 3-4 regioni che sostanzialmente guidano questo carretto digitale. Infine, cosa posso dirvi? Sempre l'accesso da mobile, quello che abbiamo cercato di fare era sicuramente un'azione di strategia comunicativa articolata, cercando di agganciare le persone su più fronti. Una crescita importante l'abbiamo avuta anche sulla nostra newsletter,
una newsletter che raggiunge storicamente 16-18 mila utenti e che viene inviata settimanalmente ogni martedì. Questo perché? Perché gli utenti riescono a trovare in questa newsletter una serie di informazioni e di richiami delle attività svolte settimanalmente dal MISE. In questo periodo noi abbiamo inserito anche una sezione dedicata al Covid, cercando di rilanciare e di riassumere quelle che erano le principali azioni sviluppate dalle altre pubbliche amministrazioni, proprio perché ritenevamo utile dare maggior visibilità alle azioni comunicative inerenti alla comunicazione sanitaria, istruzione, di Palazzo Chigi e via dicendo. Grazie Palamara. Ecco, prima di passare la parola a Chieffi, qual è il tono di voce che avete utilizzato, il famoso tone of voice di questa comunicazione durante il Covid? L'avete cambiata o è sempre la stessa? No, no, sostanzialmente è sempre la stessa. Da sempre, da quando abbiamo attivato tutti questi canali social dal 2018, abbiamo cercato di dare certezza, sicurezza dell'informazione, non sicuramente con toni sopra le righe, e sicuramente una comunicazione molto in linea con quella che è una comunicazione istituzionale e nei ranghi. Certezza, sicurezza, vediamo anche di costruire un rapporto di fiducia, perché spesso se il cittadino non va sui siti istituzionali e preferisce dei siti che poi propagano fake news, è perché forse questa fiducia non c'è nella comunicazione delle istituzioni. Non dimentichiamoci anche il pensiero generale sulle pubbliche amministrazioni. E anche l'aggressività con cui il cittadino, lo dicevamo in apertura, si rivolge solitamente alle pubbliche amministrazioni. Ecco, come comunicatori dovremmo sfruttare questo momento per giocarci una partita. Chieffi, a te chiederei come si gioca questa partita, come possiamo costruire una comunicazione che crei fiducia tra le pubbliche amministrazioni e il cittadino e quindi come far crescere l'affidabilità, quindi la reputazione di una pubblica amministrazione, partendo da questa contesta. Beh, guarda, la risposta è semplicemente rispondere alle aspettative. Cioè, i cittadini si aspettano, che la pubblica amministrazione, ma non solo la pubblica amministrazione, qualsiasi soggetto che sia chiamato a comunicare, in questo momento, si assuma l'onere e lo gestisca nella maniera più efficace ed efficiente possibile di dare delle risposte alle domande che i cittadini pongono in maniera esplicita o che hanno in maniera implicita, percepiscono come paure, come bisogni di informazione, come bisogni di avere un punto di riferimento. Ecco, allora, secondo me, l'approccio più corretto non è tanto chiederci cosa. O meglio, come dobbiamo comunicare meglio, quale sia il messaggio più adatto, in che modo lo dobbiamo costruire, quale sia il tone of voice più strutturato e coerente per interpretare il percepito dei cittadini, lato PA, o degli utenti e dei clienti, lato aziende. Quello che secondo me dobbiamo chiederci innanzitutto è di che cosa hanno bisogno in questo momento i cittadini o i clienti o gli utenti. Se riusciamo a capire quale sia da una parte la mappa dei bisogni, dall'altra la mappa valoriale che le persone stanno vivendo e che condividono in questo momento particolarmente complesso, e riusciamo a costruire e a strutturare delle risposte che siano utili, efficaci ed efficienti per lenire le paure e per risolvere i bisogni di approfondimento e di informazione di cui tutti quanti noi siamo portatori, allora a questo punto probabilmente, anzi sicuramente, questo processo che sconta un debito reputazionale, se parliamo di pubblica amministrazione, ma non solamente di pubblica amministrazione, perché i debiti reputazionali ce l'hanno anche le aziende, ovviamente, non tutte, ma alcune, questo debito reputazionale può essere ripagato e può diventare a tutti gli effetti un capitale reputazionale. Provo a sintetizzare ulteriormente e chiudo. In tutto questo è importantissimo avere una capacità di lettura di quelli che sono i dati, ma non i dati, le vanity metrics, cioè non capire quali siano i trend piuttosto che
quale sia il posto più letto, che sono sicuramente dati importantissimi, ma non sono fondamentali. Quello che secondo me è importante è riuscire ad andare più nel profondo a livello di sentiment e capire esattamente quali possono essere le esigenze a livello emotivo delle persone e provare a rispondere a queste esigenze. Questo sarebbe, tra l'altro, mi ricollego a una cosa che avevi detto tu e che i colleghi hanno indicato prima riguardo alle fake news. Questo in realtà sarebbe uno splendido antidoto per combattere l'informazione non vera. Ricordiamoci che le fake news in realtà non sono sempre esistite, cioè l'informazione non corretta, l'informazione falsa, la propaganda, chiamatela come volete, sono sempre esistite, è sempre esistita. Quello che è cambiato in questo momento è la potenza di fuoco che un qualsiasi soggetto può avere nel mettere in circolazione delle informazioni non vere, sfruttando quelle che sono delle dinamiche percettive molto insite, molto native digitali del contesto in cui viviamo, e avere questa capacità di presa nella costruzione della realtà da parte degli utenti. Questo è l'elemento che è cambiato rispetto a prima, no? Dimmi, Claudia. Ecco, grazie. Però ecco, ti giro la domanda di un partecipante che è anche la mia, di Fabio Agostini. Benissimo, per una comunicazione efficace che crei fiducia bisogna individuare i bisogni e il valore di chi ci guarda, del cittadino. Proviamo insieme, Chieffi, qual è il bisogno del cittadino in questa fase di Covid, per cui noi possiamo modificare anche le tecniche e le strategie? Qual è il bisogno che dobbiamo integrare? Allora, innanzitutto ringrazio l'amico e l'ammiraglio Fabio Agostini per la domanda. Provo a fare un esercizio. In questo momento noi abbiamo bisogno di essere tranquillizzati sulla narrazione generale di ciò che ci sta accadendo e quindi mettere dei punti fermi molto precisi, non tanto sull'informazione in quanto tale, perché di informazione ce n'è veramente tantissima, ma nel fare un lavoro di filtraggio delle informazioni che effettivamente noi abbiamo bisogno di sapere. Io di che cosa ho bisogno oggi? Io ho bisogno di avere una prospettiva temporale, ho bisogno di sapere esattamente come mi devo comportare, ho bisogno di sapere esattamente chi mi dirà cosa. Ma attenzione, non l'informazione in quanto tale, quindi il dato numerico, e che cosa significhi quel dato? Che cosa significa quel dato a livello di impatto, a livello di pericolo? In questo momento noi stiamo vivendo in una situazione di ampia insicurezza che è entrata nella nostra quotidianità, nella nostra profonda quotidianità. Questo sta mettendo in discussione non solo il chi siamo dal punto di vista sociale, ma anche il chi siamo dal punto di vista individuale. In questo senso noi dobbiamo provare a costruire delle risposte che siano le più semplici perché devono essere percepibili da tutti e le più ininterpretabili perché non dobbiamo commettere l'errore di innescare in maniera non voluta ovviamente delle narrazioni che si basino su su un misunderstanding del significato che noi vogliamo dare con questi messaggi. Allora, poche cose, semplici, dirette e che siano legate a rispondere alle domande più basilari degli utenti e dei nostri cittadini. Io in questo momento mi trovo in pubblica amministrazione, quindi parlo da comunicatore della pubblica amministrazione, ma direi esattamente la stessa cosa se fossi ancora in azienda. Anche le aziende hanno questa responsabilità, anzi, in particolare in questo momento le aziende hanno una responsabilità particolarmente complessa. Chieffi, per questo tuo doppio punto di vista, cose semplici e dirette. La direzione di una pubblica amministrazione del momento deve essere quella di rassicurare e di comunicare in modo certo, dando sicurezza ai cittadini. Questa mi sembra un'ottima indicazione, un'ottima direzione per il nostro lavoro. Ecco, ma un altro partecipante, e girerei la parola a Zarriello, ci chiede come si fa a tenere distinta l'autorevolezza di una pubblica amministrazione da quello del politico che in quel momento la incarna. Zarriello, questo è un po' l'elemento che sottolineava anche, poi tipico ormai da decenni della comunicazione, no? Della comunicazione pubblica, per cui c'è anche una legge, la 150, che cerchiamo possa essere superata. Da una parte la comunicazione politica, lo diceva Spinnato, quella della Dadone, dall'altra la comunicazione istituzionale. Ecco, costruire un rapporto di fiducia con una PA bypassando, oppure in qualche modo includendo il politico di turno che la rappresenta.
Sì, intanto ringraziamo per la domanda e proviamo adesso a rispondere dettagliatamente, però intanto volevo ripartire da alcune cose che sono state dette per tornare su dei dati che mi sembra giusto riportare anche in questa sede. Lo scorso rapporto di Pia Social presentato durante gli Stati Generali della Comunicazione Pubblica rimarcava quello che stiamo appunto toccando con mano in questi giorni, cioè l'importanza di potersi fidare di chi fa comunicazione pubblica. Dobbiamo ovviamente partire dal presupposto che quasi un cittadino italiano su quattro, infatti, si aspetta che la pubblica amministrazione risponda sui social sempre a tutto. Ovviamente poi a questo dobbiamo aggiungere un 30% del campione presentato appunto in quell'analisi, in quello studio, convinto che l'unica occasione in cui si può tollerare una mancata risposta ufficiale è quando ovviamente c'è un gioco di insulti o messaggi fuori contesto, perché è chiaro che non si può rispondere a tutto. Però io credo che bisogna partire da questo dato, cioè i cittadini per fidarsi della pubblica amministrazione, soprattutto in questo momento, ma in generale, hanno bisogno che la pubblica amministrazione sia presente, così come accade in questi giorni, e che sia questa presenza fondata anche su un'interazione. Abbiamo visto prima come, per quanto riguarda alcune azioni, anche la messaggistica diretta in chat assume un ruolo importante. L'importante è esserci, ma l'importante è anche ovviamente rispondere. Se ci sono, sotto questo punto di vista, dei dubbi, delle perplessità, mi rendo conto che soprattutto in emergenza Covid è complicato, ma diciamo l'aspetto relativo alla presenza della pubblica amministrazione nel contesto dinamico dell'attualità e della comunicazione relativa all'attualità, credo che sia di vitale importanza. La comunicazione pubblica può coincidere con la comunicazione politica, ma non è comunicazione politica. E quando pensiamo, ovviamente, lo ha detto anche benissimo chi mi ha preceduto, ovviamente ci sono dei temi, ci sono delle situazioni e dei contesti in cui la figura di un ministro diventa importante anche per quanto riguarda il contesto della comunicazione politica. Io credo che in questo senso il ruolo del comunicatore, il ruolo di chi la comunicazione la fa stando dietro le quinte, risulti importante nel stabilire quale può essere ovviamente il tono di voce giusto, qual è il messaggio giusto, ma qual è soprattutto la pubblica utilità di quel messaggio, che finisce molto spesso con l'essere anche un contenuto di comunicazione politica e su cui fare un ragionamento di comunicazione politica, ma non è detto che le due cose debbano coincidere. Anzi, molto spesso si ha bisogno, proprio in contesti, complicati come quello attuale, di comunicazioni, fredde, che siano il contrario appunto della comunicazione emotiva e che quindi diano dei punti di riferimento anche riguardo alla certezza di quello che è il media di riferimento e quella che è la fonte. Ho preso degli appunti anche riguardo ai dati mostrati precedentemente da Ulisse Spinnato Vega. Ho visto ovviamente un utilizzo massiccio delle newsletter di Twitter, e questo è importante. Dicevo prima, e questa è una cosa su cui anche la pubblica amministrazione dovrà confrontarsi adesso e successivamente di quanto Instagram sia stato presente dal punto di vista della scena mediatica, quindi dell'utilizzo dei media. Anche i format televisivi si sono ispirati a Instagram per ad esempio reperire materiale audio-video e soprattutto ovviamente la presenza dei cittadini, delle persone su Instagram, che in questo periodo è più massiccia anche riguardo a Facebook. È chiaro che Instagram è un social particolare, fondato ovviamente sulle immagini, sul visual, quindi non tutti i ministeri possono utilizzare Instagram allo stesso modo, alcuni possono anche decidere di non utilizzarlo, come già accade, ma io credo che tutti debbano farsi una domanda strutturata
su quanto oggi sia importante esserci anche lì, perché le persone lì ci sono. E quindi, se partiamo dal presupposto che una persona su quattro ha bisogno che la pubblica amministrazione ci sia e risponda, bisogna trovare un modo per esserci anche su Instagram. Credo che oggi sia più importante ragionare sui contenuti, sia più importante ragionare sui messaggi, sia più importante ragionare su quello che la gente vuole effettivamente sapere, vuole effettivamente conoscere, e su quelle che sono le informazioni più rilevanti che dal punto di vista della pubblica utilità hanno più senso e più efficacia. Quindi il ragionamento è giusto che sia sui contenuti, però io credo che il ragionamento sia importante anche riguardo alla presenza sulle varie piattaforme. Credo che sia in questo senso interessante, chiudo e ti restituisco la parola, Claudia, capire anche se riusciamo l'esperienza del MIUR in tal senso, perché ovviamente per il MIUR Instagram credo che sia una piattaforma in questo momento, e non solo, molto molto importante. Grazie Roberto, scusa, c'è sempre un po' di tempo che è quello in cui devo riattivare il microfono. Noi stavamo aspettando la Migliozzi che poteva raccontarci, a cui avremmo chiesto proprio questa importanza dell'aspetto Instagram, oltre a quest'hashtag molto fortunato la scuola non si ferma, ma nel frattempo la collega è con la ministra e non ci dà ascolto. Arriverà a breve e saremo contenti di averla. Nel frattempo io vi giro una domanda che arriva nella chat, per cui ci si dibatte tra colleghi su questa cosa. Prima avevamo gli URP, che erano degli uffici a tutti gli effetti con degli orari di apertura e di chiusura. Adesso come possiamo porre un limite rispetto all'uso dei social, che invece ci vedono, riceviamo notifiche H24, ed è giusto porre un limite, o le pubbliche amministrazioni devono avere questa risposta, dare queste risposte costanti a tempo indeterminato? Prima di passare la parola a Spinnato, Io aggiungerei nella nostra tag cloud, che non può mancare, la parola virale, una parola che con l'avvento dei social era diventata non solo di uso comune, ma con un significato positivo. Ce lo suggerisce Luisa Gabbi, la collega che salutiamo e quindi lo inseriamo volentieri, e adesso invece è una parola che ci riporta un po' come all'etimo originario di questa parola, che vuol dire veleno, ed è un veleno da cui ci stiamo difendendo. Spinnato Vega, come possiamo gestire i social? Mi sento a tratti. Ok, guarda, allora, il social non può chiudere con gli orari dell'ufficio. È chiaro che bisogna avere una social media policy molto chiara, delle regole di ingaggio molto trasparenti. Il cittadino deve sentirsi al centro, deve sentirsi accompagnato, deve sentirsi seguito. Questo non significa rispondere necessariamente sempre, però il cittadino fondamentalmente deve conoscere i criteri e le condizioni in base alle quali lui sa ragionevolmente di poter avere un'aspettativa di risposta. Perché è chiaro che poi la gente scrive qualsiasi cosa, al di là dei commenti offensivi o degli attacchi gratuiti. C'è tantissima gente a cui semplicemente basta dare una risposta di consapevolezza e di attenzione, anche generica, senza entrare troppo nel dettaglio. È chiaro che però lì la delicatezza del rapporto tra comunicazione istituzionale e cittadini implica l'attenzione, la cura a questo rapporto implica un altro meccanismo che deve essere ben oliato e che non sempre nelle pubbliche amministrazioni, soprattutto quelle grandi, è ben oliato. Cioè il rapporto tra i comunicatori e il back office. E quindi le direzioni generali, quindi gli uffici. Quando il cittadino fa delle richieste precise e esige delle risposte tempestive, come accade oggi grazie ai social media, il comunicatore deve altrettanto avere delle risposte, perché non può sapere tutto, non può essere onnisciente, tuttologo, deve avere delle risposte chiare dagli uffici per poter rispondere.
Quindi è chiaro che se non si mette a regime e se non si riesce a oliare questo rapporto tra comunicazione e uffici dell'amministrazione, io penso alle direzioni generali perché penso a un ministero, vabbè, ma insomma può valere per un qualunque ufficio o articolazione interna di una pubblica amministrazione. Chiaramente sarà difficile utilizzare i social come evoluzione 3.0 dell'URP. Naturalmente, a questo si accompagna, cioè questo comporta innanzitutto un cambio di mentalità, perché purtroppo spesso abbiamo visto dei direttori generali, dei burocrati, dei dirigenti o dei funzionari che tendono a conservare gelosamente le informazioni, come se la detenzione, la conservazione di una data informazione fosse una riserva di potere, per cui io non condivido con te, comunicatore, membro dell'ufficio stampa, quell'informazione, perché quell'informazione in qualche modo io mi sento legittimato dal fatto di averla e di tenerla solo io. Questo ovviamente è sbagliatissimo, perché io ho sempre cercato di spiegare nelle istituzioni in cui ho lavorato alle controparti interne o tecniche, ai dirigenti, che se tu quella informazione me la condividi e me la dai e noi possiamo valorizzarla, anzi, è in quel modo che il tuo stesso ruolo e quello che tu fai all'interno del ministero viene valorizzato e diventa più importante e più prezioso. Purtroppo ti scontri a volte anche con un limite culturale di mentalità da parte di determinati del mandarinato di Stato, di determinati dirigenti, ovviamente sempre con le dovute eccezioni. Questo chiama in causa poi però anche la riforma della legge 150, insomma, l'ufficio stampa, l'URP. È chiaro che adesso a questo punto noi siamo di fronte a una svolta importantissima e non più rinviabile. È una legge datata 20 anni fa, a tempo 20 anni fa nessuno di noi aveva Facebook, pochissimi di noi avevano una buona connessione internet, tutti giravamo con il modem. E qualcuno di noi aveva la posta elettronica, e quindi il modem 56K, quindi insomma è cambiato il mondo. E coinvolgere i cittadini significa metterli al centro. Il ministro D'Adone ci crede tantissimo, non a caso una delle prime cose che abbiamo fatto, che lei ha fatto, è stato inaugurare una piattaforma online per le consultazioni pubbliche, e partecipa.gov.it l'indirizzo. Che quello della partecipazione pubblica, uno dei modi principali ovviamente per mettere il cittadino al centro non solo rispetto alla customer satisfaction, cioè rispetto alla verifica di quanto un servizio che tu eroghi sia efficiente, ma anche nella fase preliminare di costruzione, di messa a punto ed eventualmente di ridefinizione di un servizio. Il cittadino deve essere al centro sempre. E tra le strategie per coinvolgerlo e per metterlo al centro, ovviamente una piattaforma delle consultazioni pubbliche può essere uno strumento efficiente, ma anche un ufficio comunicazione che integri le funzioni del vecchio URP, della customer satisfaction, della comunicazione interna e dell'organizzazione eventi, con invece dall'altra parte l'ufficio stampa classico. Ovviamente aggiornato anche l'ufficio stampa rispetto alle competenze, rispetto al panorama mediatico che è cambiato. È fondamentale. Il ministro D'Adone ci crede tantissimo, ha investito tantissimo in questa riforma, c'è un gruppo di lavoro che sta lavorando, che sta andando avanti, sta portando a compimento il suo lavoro rispetto a un documento di indirizzo che poi servirà come base per un intervento legislativo. Ringrazio Pia Social, che è uno degli attori, lo ringrazio assieme a tutti gli altri, ma che è uno degli attori che sta dando, degli stakeholder che sta dando un contributo importante rispetto a questa riforma, e crediamo ora al netto di qualche insomma qualche piccolo un po' qualche rallentamento che c'è stato naturalmente in questa fase in cui tutta l'attività ha un po' rallentato, e crediamo di portare presto a regime, di portare presto a compimento la chiusura di questo documento di indirizzo e quindi poi andare avanti con la riforma. Vorrei fare, Claudia, un'ultima cosa su questo tema delicatissimo che molti hanno posto nella chat e che mi tocca veramente dal vivo, avendo avuto questa doppia veste di capo ufficio stampa e portavoce sia al MIT che alla funzione pubblica,
dicendo che l'autorevolezza dell'amministrazione si tiene separata dalla comunicazione politica del ministro, senza farne due compartimenti stagni, semplicemente con la stessa regola con cui si fa il buon giornalismo, almeno nel mondo anglosassone, separare i fatti dalle opinioni. L'amministrazione comunica l'attività, pubblica le norme che fa, le commenta, i report, gli studi. Il ministro sui suoi canali o li rilancia asetticamente, come può succedere, o li commenta. E quindi la separazione del tono di voce e anche degli spazi virtuali è fondamentale. L'amministrazione non fa propaganda, comunica in maniera asciutta e chiara e appropriata quello che fa. Il politico la commenta con i toni che ritiene in quel momento più adeguati, anche in base allo strumento utilizzato, perché su Instagram ho un tono, su Facebook ho un altro tono, su Twitter ho ancora un altro tono ed eventualmente in futuro su TikTok avrò un altro tono Certo. ancora, perché è chiaro che in qualche modo cambia anche il pubblico, cambia il target. Sappiamo che Instagram è sempre molto seguito dai giovani 20, 30, 40 anni, ormai Facebook sta diventando e seguito ancora. Ecco, Sì, scusami, scusami, scusa. nel frattempo il tempo a disposizione sta terminando e io ti ringrazio per queste riflessioni, anzi le aumentiamo, le rendiamo ancora più ampie perché c'è Sara Zannelli che ci dice che una buona comunicazione esterna dipende sempre da un'efficace comunicazione interna tra gli uffici e questo riguarda proprio quello che ci accennavi tu rispetto ad una riforma della 150. Nel frattempo, prima di salutare tutti i nostri ospiti e di chiudere, darei la parola ad Alessandra Migliozzi che si connette adesso per un precedente impegno con la ministra. Alessandra, ti avevamo introdotto velocemente, noi avevamo bisogno di te per capire quali soluzioni vi siete inventati per rispondere a questa emergenza, perché ve ne siete inventate parecchie, siete molto bravi e ci avete dato un sostegno rispetto anche alla sorpresa, all'effetto di novità in cui la scuola si è trovata. E poi se ci facessi un focus sull'uso che fate come MIUR del canale Instagram. Grazie. Ok, allora cercherò di essere rapida perché purtroppo, e me ne scuso immediatamente, abbiamo avuto una lunghissima riunione che si è molto prolungata con la ministra e con le regioni e quindi non ho potuto essere con voi prima, però per quel poco che ascoltavo dell'ultimo intervento era veramente molto interessante la parte della separazione fra informazioni e opinioni ed è anche un metro che cerchiamo di utilizzare qui al Ministero. Claudia, grazie per l'ottima introduzione. Sì, è vero, ci siamo inventati come sempre delle cose, nel senso che da qualche anno, da quando abbiamo cominciato ad utilizzare con più frequenza i canali social, stiamo cercando veramente di utilizzarli a pieno regime, vale a dire in tutte le loro potenzialità. Io ho preparato qualche slide e le scorro velocemente perché rispondono un po' anche alle domande che mi ponevi tu, sia di raccontare, sia di focalizzare su Instagram e su alcuni canali in particolare. Questi sono quelli che vedete, sono i numeri di questa emergenza per quanto riguarda il lato scuola nel mondo e nel nostro paese. Poi queste slide ve le lascerò, quindi non c'è assolutamente, diciamo, problema a poterli rileggere con tranquillità, però sono numeri impressionanti. Solo per i ragazzi parliamo di 8,3 milioni nel nostro paese, 1 milione di dipendenti. Si deve parlare con tutti e con diversi tone of voice, come si diceva poco fa, quindi il tono della voce deve cambiare. Che cosa abbiamo fatto in questa emergenza di diverso rispetto a prima? È chiaro che a un certo punto coronavirus è diventato una sorta di contenitore informativo in qualche misura e quindi noi abbiamo creato delle pagine, degli spazi, seguendo un po' il modello della salute, perché in prima istanza, come sapete, era soprattutto, ed è ovviamente un'emergenza sanitaria, e quindi abbiamo creato un contenitore definito per rendere reperibili tutte le informazioni in ottica di servizio e di contrasto delle fake news, cioè qui c'è quello che vi serve ed è la pagina, la sezione coronavirus del MIUR, dove c'è una parte medica in alto, subito ricordato l'1500, il fatto che per tutto ciò che riguarda gli aspetti sanitari è al Ministero della Salute che dovete rivolgervi, ma per quanto riguarda le norme scuola, le domande più frequenti, tutto ciò che può essere utile per voi, le ultime notizie in quanto mondo scuola, quindi studenti, familiari, gli studenti, piuttosto che ovviamente personale scolastico, è in questa pagina che dovete guardare.
Abbiamo a un certo punto poi avviato un racconto di esperienze. Come diceva Claudia poco fa, è nata poi una risposta molto responsabile e molto forte da parte della scuola rispetto all'emergenza, dal punto di vista della didattica a distanza, ma anche della volontà di continuare a innovare pur nelle emergenze e pur nella didattica a distanza. Quindi ci sono tante storie sul nostro sito dove oltre a raccontare come si fa una lezione di latino a distanza, quindi con gli studenti tutti a casa, che magari non tutti hanno gli strumenti adeguati, oppure semplicemente a volte non si presentano perché ci possono essere le più svariate ragioni, dallo studente che non vuole fare a quello che ha un problema familiare perché si contende il computer con mamma, di questo parliamo nelle nostre storie, ma parliamo anche di come sono nate poi in questa emergenza delle esperienze bellissime come la radio dei ragazzi dell'Abruzzo che per stare in contatto fra di loro hanno creato una web radio e quindi non perdere, non disperdere il patrimonio classe, quindi il patrimonio umano, che credo che sia uno dei valori aggiunti più importanti in questo momento della didattica a distanza. Poi ovviamente c'è sempre un punto politico, come diceva prima Ulisse, il collega Ulisse, c'è sostanzialmente il tema politico, quindi la ministra ovviamente puntella sui propri social, che sono molto attivi, piuttosto che all'interno diciamo, dei suoi spazi, puntella l'informazione a sua volta, quindi insieme al ministero si pone come voce credibile, come voce ufficiale sostanzialmente. Poi per quanto riguarda appunto le tappe che trovate nel slide, questa è la tappa cronologica in cui abbiamo sviluppato le cose che vi dicevo poco fa, la pagina web dedicata, la pagina per la didattica a distanza, la pagina per l'inclusione a distanza e poi il canale Telegram dedicato, nonché l'intensificazione delle attività social. Nelle successive slide trovate ovviamente anche proprio la descrizione specifica per ciascuna di queste tappe, quindi sostanzialmente che cosa c'è dentro il portale dedicato al coronavirus, che cosa c'è dentro la pagina per la didattica a distanza e quindi quando è nata e che cosa ci abbiamo inserito. Sono tutte pagine che sono nate in pochissimo tempo, questo grazie a quello che dicevano poco fa anche i colleghi, cioè alla forte interazione che c'è tra le varie parti e i vari uffici del Ministero che erano già abituati a collaborare e che rapidamente anche in smart working, quando poi è scattato lo smart working, ci sono avvicinare il microfono alla bocca, così mi sentite meglio, spero. E quindi questa è tutta la parte, diciamo, introduttiva. Per quanto riguarda Instagram e gli altri canali, intanto noi abbiamo attivato una campagna specifica per raccordare sotto un unico hashtag che è la scuola non si ferma, attraverso cui un hashtag utilizzato per la prima volta dalla ministra, raccolto dal basso da alcune scuole e poi rilanciato anche dal ministero, abbiamo raccontato le storie, i volti e le esperienze di chi sta facendo didattica a distanza. Il canale principale è Facebook perché è la vetrina quotidiana, però ovviamente questo appuntamento viene rilanciato tutti i giorni anche su Instagram con la trasformazione in storie di quello che è il post di Facebook e con la ricondivisione delle storie che sostanzialmente poi ci raccontano appunto anche gli utenti. Abbiamo fatto una vera e propria call to action chiedendo di usare la scuola non si ferma come hashtag di riferimento. È propaganda, alcuni ci dicono sì, vabbè, ma così raccontate solo il bello. No, abbiamo anche raccontato il brutto o la difficoltà, la definirei di più. Questo attraverso soprattutto le dirette che stiamo facendo anche su Facebook. Nella slide che vi sto mostrando si parla anche di un canale Telegram di servizio. Noi ne avevamo uno ministeriale, ne abbiamo creato uno ad hoc per l'emergenza, dove sostanzialmente ci sono già 9.000 utenti registrati, praticamente quasi più di quelli, anzi più di quelli che avevamo nel canale normale, dato l'interesse per il tema, quindi per coronavirus, ma anche ovviamente per tutto ciò che è la didattica a distanza, perché quello è un canale Telegram dedicato proprio alla scuola che non si ferma, quindi alla didattica a distanza. Sul web abbiamo inserito una mappa dedicata con tutte le informazioni, e l'ho mostrata qui prima, si vede la mappa dell'Italia, con tutte le storie che stiamo raccogliendo da nord a sud, delle isole e ovviamente stiamo implementando il programma social con delle dirette. Oggi ce ne sarà una in cui andiamo insieme
a una classe alla NASA e quindi con gli studenti ci connettiamo in diretta sostanzialmente con la NASA. È un modo per far vedere cosa si può fare con la didattica a distanza facendolo su un canale ufficiale. Le scuole sono abbastanza entusiaste di questa opportunità. Abbiamo poi attivato una collaborazione con la RAI, RaiPlay ha fatto una playlist dedicata alla scuola non si ferma, da questo prendiamo degli spezzoni quotidiani che condividiamo sia su Facebook che su Instagram, ovviamente per le diverse tipologie di utente. Naturalmente va avanti anche tutta l'altra comunicazione, come vedete da queste immagini, il Dante D, Question Time, notizie di servizio, anche il resto va avanti. E poi c'è il tema fake news che abbiamo affrontato con veicolando il messaggio che esistono ovviamente delle fonti ufficiali e che tutti possiamo accedere alle fonti ufficiali e verificare. E quindi il messaggio è stato poi replicato più volte dalla ministra, avrete visto che soprattutto nelle famigerate chat delle mamme c'erano un sacco di fake news che giravano e quindi abbiamo cercato di sminarle facendo circolare a nostra volta dei messaggi per le chat. Questo è, diciamo, il complessivo pacchetto che abbiamo messo in campo, questi sono i dati dei canali, Facebook continua ad essere il più seguito, anche quello con l'incremento maggiore, Telegram, Twitter, Instagram, questi sono sostanzialmente i numeri. In realtà Instagram era già un canale molto forte, si conferma essere tale, dove ci stanno scrivendo tanti studenti anche per conoscere appunto il destino degli esami e da ieri crediamo di avergli reso il quadro un pochino più chiaro, anche se ovviamente l'andamento dell'epidemia, diciamo del coronavirus non consente di essere sempre chiari al 100%. Quindi noi abbiamo cercato di fare un pacchetto trasversale che fosse principalmente informativo, quindi anti-fake news, anche in chiave anti-fake news e di servizio, però al contempo che fosse un pochino, passatemi il termine, di tra virgolette intrattenimento, ma più che altro di racconto delle esperienze, che non fossero solo come al solito messe in una parte del sito, ma diventassero cosa viva, materia viva, proprio grazie a Facebook ed Instagram. Sandra, grazie. Allora, grazie per questa esperienza. Instagram è un canale che consiglieresti anche alle altre pubbliche amministrazioni o è particolarmente adatto al tuo per una fetta di pubblico come quella? Allora, sicuramente Instagram si presta molto a parlare con i ragazzi lo fanno, noi accediamo anche alle pagine della ministra, ovviamente le diamo una mano come staff a caricare alcuni contenuti e con lei spesso leggiamo i messaggi e le lettere che arrivano in privato, sono tantissimi, i ragazzi scrivono tantissimo sia a lei che al ministero, chiedendo ovviamente delucidazioni e poter rispondere in quella sede è fondamentale, però scrivono anche tanto le famiglie, questo ci fa capire che ovviamente lo strumento, un po' come è capitato con tutti i social, passa un po' di mano in mano, ci arrivano prima i piccoli e poi i grandi e poi magari i piccoli emigrano da un'altra parte come è accaduto anche con TikTok. Benissimo, invece una cosa che mi sembra molto rilevante in questa emergenza è il canale Telegram, perché consente, leggevo proprio adesso anche il Ministero della Salute ha aperto un canale Telegram, lo abbiamo visto anche in alcuni dati, è quello che è cresciuto esponenzialmente di più perché quando si danno informazioni di servizio arriva con una notifica specifica sul cellulare, non serve nemmeno stare costantemente sui social e questo in un momento di emergenza selezionando le informazioni è molto utile. Io passerei la parola al Pariota, cominciamo a salutare il direttore di Unipegaso, visto che abbiamo parlato mentre tu non c'eri del sistema di università telematiche. Direttore, prima di chiudere, le sue parole per l'epidemia, non ce le siamo dette, prego. Io non ho sentito, chiedo scusa, può ripetere? E chiedevo le sue parole da aggiungere nel tag cloud dell'emergenza. Le parole che vorrebbe rimanere. Metterei incontro, abbraccio. Queste parole sono ovviamente, diciamo, quelle che mi fanno sorgere una negatività nel momento, abbraccio, incontro, lontananza, riunione, influenza, ecco, queste sono le parole secondo me che vanno inserite, che danno il senso, il segno e il segno della crisi. E, una cosa volevo aggiungere relativamente a quello che ho sentito gli ultimi relatori, brevemente per dare un senso al mio ragionamento, che è quello dell'utilizzo di questi social. Noi abbiamo registrato un'impennata del social relativo a Facebook, anche Instagram per la verità, ma avendo un'utenza per lo più variegata, non soltanto di giovanissimi che utilizzano evidentemente Instagram,
si è sedimentata maggiormente l'incremento sul social Facebook, anche perché è a traino di quella comunicazione liquida 4.0 che noi come Ateneo portiamo avanti ormai da tempo. Qualche dato, se mi consentite, in questo periodo caldo del coronavirus, cioè dal 23 febbraio ieri, al 5 aprile, confrontato col medesimo periodo dell'anno precedente, ha portato a dei risultati interessanti che vale la pena forse citarli brevemente, cioè un incremento delle total impression, cioè il numero di volte in cui i nostri post sono stati visti sui dispositivi, sia fissi che mobili, pari al 1373,8% addirittura, con oltre 7.280.000 impression, visualizzazioni della nostra pagina Facebook più 415%, visualizzazioni del profilo 43.911 più 226%. Cioè, voglio dire, c'è un'intensa ormai attività da parte dell'utenza che si interfaccia anche con le pubbliche amministrazioni, chiaro, ma anche con gli atenei, cioè le agenzie di formazione di rango più elevato, e che chiedono modalità anche di informazione e di formazione un pochino diversa da quella della tradizionale. Noi già l'abbiamo fatto da tempo, ripeto, utilizzavamo in comunicazione liquida 4.0, l'abbiamo poi portata avanti soprattutto in questa fase attraverso degli speech molto brevi su aree tematiche trasversali. Perché, e concludo, credo che oggi fare università, fare pubblica amministrazione significa fare anche una grande agorà dove tutto il pubblico di utenza interna e esterna possa accedervi e ad avere a disposizione un bagaglio di idee, di suggerimenti e dare il loro contributo a quelli che sono i problemi, peraltro non banali, del nostro tempo. Benissimo, direttore, grazie. Chieffi, un saluto, come ci lasciamo? Abbiamo messo un po' di spunti, poi ne faremo anche, ci dirà Zarriello come ci possiamo aggiornare con questo Digital Lab in una nuova versione che magari ci dia un senso a quello che ci siamo detti. Qual è la direzione che dobbiamo continuare ad avere almeno fino a che non inizia la fase 2? Poi magari ci riassumiamo. Chiedevo Chieffi, forse non si è sganciato. Bene, allora Palamara, se puoi rispondi tu a questa domanda. Un saluto, qual è la direzione che continuerete ad avere almeno fino a che non inizia questa fase 2? Ma sicuramente continuare su questa direzione, il gioco di squadra, il gioco di comunicazione di governo, con attenzione alla reputazione, alla comunità, alla certezza dell'informazione, perché i cittadini hanno bisogno di certezza, a maggior ragione dalle pubbliche amministrazioni, con attendibilità delle informazioni, e rilancerei su quello che era un po' il libro appena uscito di Chieffi, la buona comunicazione e la reputazione ai tempi dell'infosfera. Tutto qui. Grazie, Spinnato, un saluto e a voi un in bocca al lupo perché dici che come dipartimento si può fare di più e quindi magari ne approfitterai in questo periodo per aumentare l'uso dei canali social del dipartimento? Assolutamente sì, è un nostro auspicio, bisogna fare di più come singole articolazioni del governo, ma poi ha ragione Gabriele, è importante il gioco di squadra, cioè stando tutti assieme, rilanciando le cose importanti che il governo fa, che si può veramente stare vicini al cittadino e alle imprese, insomma, a tutte le categorie della società, della nostra collettività per aiutarle a venire fuori da questa situazione. E anche perché poi la gente non ha spesso la percezione delle singole articolazioni, cioè conosce i ministeri, ma poi alle persone interessa che arrivi un messaggio chiaro da tutto il governo in quanto tale, da tutte poi le istituzioni, anche quelle territoriali. Quindi la parola
La locuzione chiave è fare sistema. Bene, proprio per fare sistema, alcuni colleghi in chat l'hanno segnalato, occorre fare sistema anche dentro gli uffici della pubblica amministrazione. Come Dipartimento non dimenticatevi questa riforma della legge 150 che invece divide la comunicazione a pezzetti e forse è una divisione ormai superata. Prima di chiudere, Alessandra Migliozzi e poi al volo con Zarriello. Prego Alessandra. Devi riattivare il microfono e così ci salutiamo e continuiamo a seguirvi. Pensavo di averlo lasciato a te. Allora, dicevo, non ho potuto seguire gli interventi di molti colleghi, ma intanto mi rileggevo parte della chat che mi lasciava intendere appunto più o meno che cosa si era detto. Mi pare che ci sia una vitalità sempre crescente negli ultimi anni su come le amministrazioni vogliano comunicare meglio. Il coronavirus è stata un'ulteriore palestra, secondo me, in cui devo dire forse forti anche dell'esperienza di questi anni, i vari ministeri, le varie amministrazioni e un po' anche delle sollecitazioni che sono arrivate ovviamente da realtà come Pia Social, hanno saputo reagire secondo me più in fretta che in passato. Io ho avuto questa sensazione. Errori ce ne sono stati, ce ne sono sempre quando si comunica, perché la comunicazione è un'arte apparentemente semplice, ma in realtà molto complessa, soprattutto quando lo si fa in via professionale. Credo che anche questo serva per migliorare ulteriormente le modalità di parlare con i cittadini e che i destinatari ultimi in fondo siano sempre loro e che ricordandoli e tenendoli a mente ogni giorno si possa fare il lavoro migliore possibile. Alessandra, Zarriello, adesso noi che ci siamo confrontati in questo laboratorio avremo bisogno di una sorta di manuale di istruzioni, di mettere a sistema le cose che ci siamo detti per capire cosa possiamo migliorare in modo che la prossima emergenza, facendo gli scongiuri del caso, non ci trovi impreparati. Che cosa produrrai? Ci possiamo aspettare un instant book sulla comunicazione pubblica in tempi di Covid? Ci possiamo aspettare un altro incontro, di questo Digital Lab? Allora, intanto per riprendere quanto diceva adesso Alessandra, che ringrazio per averci raggiunti seppur sul rush finale, è giusto ribadire che gli errori ci possono essere da parte della comunicazione pubblica, da parte di tutti, perché quando la comunicazione è continua, così come oggi con questa emergenza, è chiaro che l'errore è dietro l'angolo, per forza di cose. Io credo che però la fotografia che emerge da queste testimonianze, da questi racconti, sia di un buono stato di salute della comunicazione pubblica social. Si sta facendo tanto, lo si sta facendo bene e si può ancora fare meglio, sicuramente, però questo credo che valga per tutti e per tutto. In questo momento così delicato, è importante ragionare anche su questi temi. Tra noi operatori della comunicazione e dell'informazione, credo che questo lab vada su racconti pratici ed è la cosa che abbiamo voluto sin dall'inizio anche con Francesco Di Costanzo, presidente di Pia Social, che ha voluto questo lab insieme all'Università Telematica Pegaso e ai vari partner. Prossimi appuntamenti e chiudo. Ti confermo, Claudia, che stiamo lavorando tutti sull'idea di un instant book che possa uscire con i vari partner di questo lab, anche con voi del Formez. Ragioniamo anche su come raccogliere queste esperienze raccontate oggi, i dati, e cercare anche, ovviamente, di metterli a disposizione, di chi li studia, li approfondisce, di chi fa tutti i giorni perché opera in questo settore. Prossimo appuntamento del Digital Lab, prendete il block notes e segnatevelo, potrebbe essere, non posso ancora darvi una data precisa, ma sarà sicuramente a fine maggio, massimo inizi giugno. Avrete presto comunicazione ufficiale attraverso appunto Pia Social e Unipegaso e i vari partner di questo laboratorio. Ringrazio tutti quelli che sono intervenuti, numerosi. Claudia, sottolineiamo anche l'importanza di poter riguardare poi il webinar perché credo che sia importante anche per chi non ha potuto oggi. Le slide verranno conservate, tutto il materiale è lì a disposizione di chi lo vorrà riguardare con calma e quindi niente, grazie a te che hai moderato, ti ripasso la palla. Grazie.
Grazie a tutti, grazie a chi è intervenuto, grazie a chi anche ha scritto in chat. Rimanete in contatto via social e questa comunità di comunicatori pubblici, giornalisti senza più grosse distinzioni, di persone che vogliono portare avanti la comunicazione e l'informazione dalle pubbliche amministrazioni in un'ottica di trasparenza e appunto di accountability, di creare un senso comune, una fiducia tra i cittadini e le pubbliche amministrazioni molto più di quanto sia stato fatto finora. Grazie, a breve troverete la registrazione del webinar a disposizione e ci aggiorniamo professionalmente con tutto il restante lavoro che ci tocca anche attraverso Pia Social. Grazie di essere intervenuti. Arrivederci.